Beh, a grande richiesta, penso, è Need for Speed The Run per Nintendo Wii. Lo gioco con il telecomando zeldoso. Mamma mia, speriamo bene. Dai, inizio con voi. Vediamo, ma che hanno combinato quelle dirette. Cazzo, non usciva il nome. Allora. Vabbè, lasciamo perdere la grafica in 480p. Come descriveresti la tua esperienza nella corsa? Occasionale? Normale? Normale? Conosco i giochi di corsa. Occasionale? Non sono esperto in giochi di corsa. Boh. Ma. Difficoltà impostata su occasionale. Puoi cambiare difficoltà nelle meno opzioni. Need for Speed The Run. Ah, multigiocatore, sfide, profilo. Inizio, opzioni. Need for Speed The Run. Corsa a tempo. Accensione a freddo, San Francisco. Episodio 1. Vediamo un po'. Gioco con una mano, ragazzi, quindi. Sembra l'inizio di Driver su 3DS. Vabbè, vediamo un po'. Caruccio comunque. Non so su console HD com'è, quindi non so farvi un paragone. Ho provato la demo e basta. Non so se l'intro in artwork disegnati come questo. Boh, neanche una parola. Qua c'è uno Superman, che è? Dato vai sott'acqua. Vuoi sbrigarti? Ah, ecco qua. Sembra Mary Jane di Spider-Man, no? Sì, la gara, la corsa. Costa $1 milione. 6 minuti. Senti, mi sono svegliato nella mia auto sul fondo della baia. E in qualche modo ora sono 5 minuti e mezzo. Ok, i soldi mi vanno bene, ma c'è un problema. Tranquillo, puoi asciugarti in macchina. Il problema è l'auto, a meno che tu non abbia un carro attrezzi da qualche parte. La tua auto non va da nessuna parte. La mia macchina, invece. La tua auto? Ma chi la guiderà? Che cosa vuoi da me? Sai guidare, o almeno così credo. Sarò il tuo copilota. Non mi serve un copilota. No, ma ti serve un'auto. E hai 5 minuti per trovarne una. Ok, mi hai coinvolto in questa gara. Quindi, vediamo. Ma uno si sveglia, che si sveglia E poi da un sarò il fiume, tuo incontra costruttore. una ragazza e accetta una gara. Sì, Bene. vabbè, normalissimo. Quattro. Bellissimo, vabbè, comunque, non è questo l'importante, Aspetta, penso. non si può attraversare la città in 4 minuti. No, se pensi non sia possibile. Ok, andiamo. Mi chiamo Matt. Io so chi sei. Bene, ma tu chi sei esattamente? Basta, zitto e guida, ok? Vabbè. Senti, non ho capito il nome. Non ha importanza. Puoi andare. Saltiamo il filmato, mi sono un po' rotto i coglioni, penso. Andiamo a vedere il gioco com'è. Lo sto giocando la prima volta in diretta, quindi non ho idea. Con una mano, vediamo che cazzo riesco a fare. Boh, graficamente. Boh, passabile. I personaggi dentro l'auto sembrano disegnati in 1D, neanche in 2D. Per PlayStation 1, penso. 3, 2. 1, via. Premi il pulsante B per accelerare. Quindi col dietro si accelera. Già è bello comodo. Quindi gioco con una mano, pensate alla difficoltà. No, è totalmente diversa la versione HD. Questo è totalmente arcade. Sembra un gioco quelli per cellulare, tipo Asphalt 6, tipo, una cosa del genere. Gli effetti sonori sembrano abbastanza ben curati. La grafica, tutto sommato, ripeto, dei modelli poligonali è sul 6, sufficiente, anche se le luci sembrano disegnate. Blu. La macchina si accartorcia più o meno.
modo orribile. Vabbè. Non so come sia la versione 3DS o quella per HD, cioè gioco completo. Ma potete assolutamente, credo, risparmiare i soldi. Cioè sto giocando con una mano e tranquillo. Cioè con una mano, con un dito sto giocando. Ah, questo è il NOS, l'elicottero. Cioè quello per PlayStation 1 è molto più divertente. Che cazzo è sta cosa? Cioè in confronto al 3, di Fast Speed 3, non so di chi ve l'ha giocato. Velocità massima 600 metri, che minchia. 800 metri. Cioè ho finito, che cazzo ho fatto? Con la mano ho finito il gioco. La gara. Cioè in questo momento sto giocando a Zelda praticamente, quindi passare da Zelda a questo. Che cazzo? Cioè fa tutto solo, che devo fare? Niente. Un pulsante dovrò. Boh. A posto, ho finito la prima gara. E che cazzo ho fatto? Niente. Continuo. Proviamo la seconda. Cioè magari un tutorial, aspettate un attimo, facciamo una seconda gara, saltiamo il filmato di merda. Magari contro altre macchine sarà un po' più difficile, vediamo un attimo. Cioè questo in diretta con voi, la prima volta però. Episodio 2. Meno male che l'ho affittato per un giorno, quindi. Mamma mia, orribile. Di grafica, vabbè lasciamo perdere, non è questo il fulcro, penso. Clicchiamo qui. Acceleriamo. Andiamo contro altre macchine se la situazione cambia. Vi ricordo sempre sto giocando con un due dita praticamente, con uno accelera e con l'altro giro. Sono settimo, sesto. Ma io ho messo perché ho messo difficoltà di merda, che cazzo ne so dell'altra cambio. Comunque il modello di guida fa schifo. Cioè fa schifo, è un... Cioè si gira con un dito giochi, con due dita. Con un accelere, che cazzo devo fare? Niente. Cioè non fa niente, tipo... Ok, se avessi 8 anni mi divertirei pure. Vedete che è cambiato la visuale, che minchia è successo? Un evento mentre guido. Muove il control stick verso sinistra o destra per schivare. Per schivare. Vabbè, sto giocando una mano, che cazzo di schivo. I coglioni. Ah, bello schivo, però. E vabbè, va, allora per riempire il culo. Riproviamo dall'ultima volta. Già 8 minuti sono rotto i coglioni un pochino. Ah, non c'è più l'evento, lo so, l'ho fallito penso. Terzo, secondo. Primo quasi. C'è macchina ser. C'è primo. Ma secondo, terzo. Proviamo a schiacciare il NOS. Così uso tre dita almeno. Ah, la polis. Vediamo che succede. Ah, come al solito vabbè, cerco di investirmi però. Ho una barra di vita di sopra la testa, tipo. Cazzo ne so che ho. È un picchiaduro, che cazzo è quella barra?
Questa pista sembra quella di Need for Speed 3, sto pezzo. Ah, mi hanno raggiunto le altre macchine, almeno un pochino. Però giocando con due dita, immagino giocando con... Cioè, normalmente... Che facci doppio, che cazzo succede? E io sono un faccio schifo nei giochi di guida. Pensa a te. Finiamo sta gara e poi lo riporto indietro dov'era. Comunque sconsigliatissimo, penso. A meno che non lo trovate a 4 euro e volete farvi due giri così. L'unica cosa positiva è che va dritto, tranquillo. Vabbè, raga, avete visto, non c'è bisogno che commento al prossimo video.